Ore 8:30, primi risultati delle elezioni 2013 per il sindaco di Roma. È in vantaggio Ignazio Marino con 148.992 voti contro i 104.547 di Giovanni Alemanno, sindaco uscente in carica fino a pochi giorni fa. Marcello De Vito 43.000 voti e Alfio Marchini 31.730. Quindi in questi ultimi minuti Marchini ha recuperato, è al 9.16 su Marcello De Vito che è al 12.42, ma sta vincendo relativamente le elezioni Ignazio Marino 43% contro soltanto il 30% di Alemanno. Alemanno ha dichiarato, è la solita sinistra, la quale già dà per vinto, dà per scontata la vittoria, ma al ballottaggio può succedere di tutto. Fatto sta che se Marino non conquista il 50% più uno dei voti, dovrà scendere al ballottaggio contro Giovanni Alemanno, che pare secondo al 30, stabilmente secondo al 30%. Quindi poi c'è Sandro Medici al 2,26% e Alfonso Luigi Marra all'1,24%. Quindi si profila un duello tra Ignazio Marino del PD della sinistra e Giovanni Alemanno del PDL della destra. Questo quando sono le ore 20:33, direttamente dal sito che indico, che è quello del comune di Roma.it, risultati quindi dati ufficiosi su, diciamo, quanti scrutini, seggi scrutinati, sono praticamente dunque siamo ancora a 814 su 2600 sezioni scrutinate, quindi soltanto sul 31%, però già è una buona fetta per dare una prima indicazione. Questo è tutto, al prossimo video.